Sono passati ormai 2 giorni da quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato l'Italia zona rossa. I cittadini, dopo aver fatto provviste per chissà quali ignote ragioni, dato che i supermercati verranno regolarmente riforniti, attendono con ansia un nuovo comunicato sperando di poter riprendere al più presto con le loro vite. In questo clima di sconforto ed incertezza, c'è chi si allena a casa e posta storie su Instagram senza aver mai messo piede in vita sua in una palestra. E mentre Di Maio e Salvini si allenano nella stanza dello spirito del tempo, tutti si chiedono, dov'è Trunks? Perché non è ancora giunto con la cura per il Covid-19 dal futuro? I namecciani sono davvero immuni al coronavirus? Ma soprattutto, cosa è successo realmente? Cosa ha spinto il presidente Conte a prendere una tale decisione? Perché siamo tutti in casa? Zona rossa, le origini del decreto.